Benvenuti in Cucina per te. Oggi vi mostro come realizzare con pochi e semplici ingredienti una torta molto originale ed anche molto golosa. Prepariamo infatti una mini cake a forma di piantina grassa, perfetta per ogni occasione, ma soprattutto dedicata a chi ha il pollice verde. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamola insieme. Per due persone occorrono 200 g di cioccolato fondente, 200 g di burro, 200 g di zucchero, 4 uova, 100 g di farina, 6 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, 200 ml di panna da montare zuccherata, 50 g di scagliette di cioccolato fondente, 350 g di pasta di zucchero bianca, 130 g di pasta di zucchero verde, 25 g di pasta di zucchero rosa e 25 g di pasta di zucchero gialla. Per realizzare la cactus cake iniziamo dalla preparazione della torta. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente. Una volta sciolto spegniamo il fuoco ed aggiungiamo il burro tagliato a pezzetti. Amalgamiamo bene, poi lasciamo raffreddare tutto. Dividiamo i tuorli dagli albumi in due ciotole diverse. Montiamo gli albumi a neve. Montiamo i tuorli con lo zucchero. Uniamo il cioccolato fuso nei tuorli con lo zucchero. Aggiungiamo delicatamente gli albumi, la farina setacciata, il lievito e un pizzico di sale. Rivestiamo con carta forno una teglia rettangolare delle dimensioni 20 cm x 26. Versiamo il composto. Inforniamo a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Una volta cotta la torta la lasciamo raffreddare. Intanto con la pasta di zucchero verde realizziamo la piantina. Partiamo da una sfera. Al centro della sfera, con la parte non tagliente di un coltello, disegniamo quattro linee incrociate. Allunghiamo ciascuna linea fino all'estremità opposta della sfera. Appiattiamo molto delicatamente le linee con i polpastrelli, in modo da definire gli spicchi della piantina grassa. Con un bastoncino creiamo un foro nel punto di intersezione delle linee sulla parte superiore. Con la pasta di zucchero bianca realizziamo delle piccole palline. Le bagniamo leggermente e le applichiamo sugli spicchi della pianta. Prepariamo i fiorellini. Partiamo da una pallina di pasta di zucchero rosa. Lavorando delicatamente con le dita, le diamo una forma conica. Con delle forbicine pratichiamo un foro centrale sulla parte più bombata e 7 taglietti. Apriamo le sezioni appena tagliate e diamo a ciascuna la forma di un petalo leggermente appuntito. Tagliamo la parte inferiore del fiore. Lo bagniamo leggermente e lo applichiamo al cactus. Con la pasta di zucchero gialla realizziamo una pallina che applichiamo al centro del fiorellino. Torniamo alla torta. In una ciotola montiamo la panna. Trasferiamo una parte della panna in una sac à poche. Con un coppapasta quadrato delle dimensioni 9 cm x 9 ritagliamo 3 quadrati. Disponiamo il primo quadrato direttamente sul piatto da portata. Con la sac à poche distribuiamo la panna sul quadrato. Copriamo con un secondo quadrato. Farciamo anche questo con la panna e aggiungiamo il terzo quadrato.
Con il resto della panna invece rivestiamo i lati della mini torta. Stendiamo la pasta di zucchero bianca in uno strato sottile circa 4 mm. Ritagliamo una striscia a misura lunga quanto il perimetro del cubo ed alta mezzo centimetro in più alla torta. Rivestiamo la torta. Con lo smoother lisciamo le pareti. Cospargiamo con le scaglie di cioccolato fondente la parte superiore della torta, in modo da creare l'effetto del terreno. Applichiamo uno stuzzicadenti sotto il cactus di pasta di zucchero ed infine lo disponiamo al centro del vaso. Ecco pronta una deliziosa piantina tutta da mangiare, bella fuori e buona dentro perché il cioccolato fondente e la panna sono una garanzia. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Ricordate che potete scrivermi nei commenti per chiedermi magari ulteriori consigli sulla realizzazione. Per questo continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima golosa videoricetta!